NAV allo scoperto. Siamo in vista di uno degli ultimi traguardi volanti della gara. Il gruppo, dopo una reazione secca, mentre ora è una caduta di De Keulenaer, una caduta secca di De Keulenaer in un tornantino, è proprio il tornantino che sto in precedenza si è aggiudicato tutti i traguardi nei quali non vi erano Guido Bontempi e nemmeno, mentre ora è Gossens, ancora Gossens allo scoperto, nella quale non vi erano Van der Poel e Bontempi, ora è Gossens a giocarsi la propria carta. Ormai non abbiamo più rilevamenti chilometrici così come non li abbiamo avuti in tutta, per tutta la parte conclusiva della gara. La regia non ha mai messo una volta le distanze dei corridori dal traguardo e quindi abbiamo dovuto arrangiarci un po' così. Vi chiedo scusa e cerchiamo comunque di interpretare per quanto possibile questo finale di gara con il 124 e Gossens. Già una volta era stato l'iniziatore della fuga, buonissima condizione per lui in questo finale di gara, un finale realmente incandescente dopo oltre 280 chilometri. Per quanti si fossero messi in ascolto, in visione in questo istante, ricordo che stiamo trasmettendo le fasi conclusive dell'81esima Parigi Tour, la classica di fine stagione che dopo anni di vagabondaggio in giro per i vari territori, per i vari percorsi francesi, ritorna finalmente sul percorso che per 15 anni l'è stato proprio. Triangolo rosso dell'ultimo chilometro per questa Parigi Tour con Gossens al comando. È uscito quando mancavano 2 chilometri alla fine, dopo le fughe ripetute prima di Motté e Musever, riprese e quindi poi di De Backer. È stata la volta di Gossens, appesantita la sua azione con un gruppo di una decina di corridori che gli danno la caccia. Ora è uscito anche Gaillant dal gruppo Martial, Gaillant alla caccia di questo corridore quando ormai mancano 800 metri alla conclusione. È un po' lungo come rapporto. Gossens dietro si sta organizzando il recupero, il teleobiettivo logicamente schiaccia un po' la prospettiva, vedremo un po' su questo rettifilo conclusivo come andrà a finire. Si è un po' piantato Gossens dietro, comincia la bagarre. Veramente emozionante questo finale di gara. Gossens solo allo scoperto, pochi metri lo dividono da Gaillant, anche lui scatenatissimo, anche se il gruppo forse sta attendendo qualche attimo di troppo. Realmente cerca di raggranellare ogni briciolo di energia Gossens per resistere al rientro del gruppo. Encomiabile la sua prestazione quando alle sue spalle realmente si è scatenato il putiferio. Hermans scatta sulla destra, ancora Gossens davanti, realmente non ce la fa più, ma forse è la sua ruota assieme a quella del campione francese. È stata, rivediamo la volata, è Caritou che ha messo la propria ruota davanti a tutti, è Caritou che è riuscito nel finale a doppiare questo corridore Gossens, che realmente aveva spento ogni energia. Eccolo qui Caritou che supera proprio nei metri conclusivi Gossens, quindi si aggiudica questa 81esima